Lungomare, terra di nessuno, spaccio di sostanze stupefacenti, ambulanti ovunque, vigili urbani con le mani legate per la mancanza di un piano interforze, per l'assenza di cani antidroga, per l'inadeguatezza di uomini e mezzi, a partire dalle 13 nuove auto, tutte prive di radiomobile. Se ne è discusso nel corso dell'audizione in commissione trasparenza convocata da Antonio Cammarota. Era presente anche Angelo Rispoli, responsabile del CSA, il sindacato di polizia municipale, che lancia l'allarme. Noi siamo stati spinti dalla drammaticità della situazione in cui noi operiamo. Pensare che la lungomare, dove a nostro parere, in base alle nostre esperienze, ci sia un problema serio di presenza di contraffazione in grande stile, centinaia di venditori abusivi non sempre in regola col permesso di soggiorno e che la corsia centrale o lo spazio di fronte a Santa Teresa ci siano persone pluripregiudicate, alcune delle quali con assembramenti sospetti tipici di chi pratica lo spaccio, pensare che questa situazione possa essere affrontata con la Polizia Municipale è oggettivamente al di fuori di ogni norma. Avete chiesto anche la presenza dell'esercito? In passato Salerno era stata inclusa nel programma Strade Sicure. 15 anni fa col sindaco De Luca noi firmammo il primo protocollo per un'azione interforze. Oggi noi non abbiamo un piano straordinario di impiego, dopo le 20 non abbiamo più pattuglie, è ben bene che i cittadini di Salerno lo sappiano. Non è che noi abbiamo le pattuglie occupate, non ci sono proprio.